Amici di Made in Vino, bentrovati. Siamo con l'amico Filippo. Buongiorno. Per degustare un meraviglioso rosso armonico. Super rosso. Allora, direi che intanto l'Armonium è un vino del 2010, esatto. È un vino siciliano e potremmo dire 14,5 gradi, un nero d'aula. Al 100%. Benissimo. Andiamo a vedere come si presenta del calice. Diamo questo esame. Rosso rubino, ancora riflessi molto giovani, riflessi violacei. Sì. Alla fine però c'è quest'unghia che già inizia a tendere al granato. Però esatto. Pare un vino ancora in piena forma, anzi, nella gioventù. Assolutamente. Curioso. Riflessi violacei all'interno e granati all'esterno. Qualcuno dirà, ma cosa dicono? Fidatevi, esatto. Naso cream, cosa mi dici? Beh, direi che... Wow. Oh, intenso, persistente, sì. Mamma mia, frutti come la vaniglia, quindi speziatura, frutti come direi anche pepe bianco, tabacco. Qui c'è della prugna, la prugna, frutti come la prugna, ottimo Filippo. Degustiamo. Secco, sicuramente secco. Allora, bello caldo, qui sentiamo la sedia. Ancora leggermente tannico, ricordiamo sì. Che è ancora molto molto giovane, si può o bere subito o mettere lì per qualche anno, ricordiamo sempre steso il vino, in cantina per raffinare leggermente. Meraviglioso. Carattere e corpo ne ha da vendere, non è molto tecnico però è un buon questo vino. È una buona, cosa dici? Assolutamente. Beh, direi poi di servirlo a 16-18 gradi come temperatura. E qui possiamo sbizzarrirci quanto vogliamo col cibo, nel senso che ha struttura da vendere. Un bel piatto strutturato, cosa dici, Cristian? Ah sì, andrei con un bel brasato di cinghiale all'armonium. Brasiamo sempre con l'armonium. E poi ce lo beviamo insieme al nostro amico cinghiale, amici di Made in Vino. Ricordatevi di andare su madeinvino.com e di metterci alla prova con un mese di degustazione dei nostri vini. Ricordate, ciao! Ciao, cin!